Sarà l'hotel Arezzo Sport College ad ospitare i pazienti Covid che non possono stare in isolamento al proprio domicilio. Dopo settimane di ricerca, alla fine è stato così trovato il primo albergo sanitario della provincia aretina. Ci è sembrata una cosa doverosa nei confronti dei nostri cittadini che hanno in questo momento un'emergenza o dei problemi legati all'emergenza coronavirus. Ci siamo preoccupati molto della sicurezza della nostra struttura e anche delle persone che ci lavorano. Per questo l'ASL ha formato le poche persone del nostro staff indispensabili per la sorveglianza e per qualsiasi problema di tipo strutturale e tecnico all'interno della struttura. Siamo preparati ad affrontare questo periodo. L'ASL si occuperà praticamente di tutto quello che riguarda i pazienti in quarantena, dal fornire il cibo al cambio, alle pulizie, a ovviamente accompagnarli in camera e a ogni tipo di richiesta. Questo si svolgerà al piano più alto del nostro hotel, senza pericolo di contagiare nessun tipo di altra zona, anche perché comunque gli ospiti saranno tenuti a rimanere in camera. Abbiamo offerto all'ASL 22 unità abitative delle nostre 24. Queste 22 unità abitative sono 16 camere e 6 appartamenti. 3 appartamenti sono dedicati al personale sanitario che sarà presente qui in struttura 24 ore su 24. Le altre unità abitative saranno dedicate agli ospiti. L'ingresso degli ospiti avrà una zona dedicata e quindi un ingresso riservato dove solo loro potranno passare insieme ovviamente agli operatori sanitari. Ci auguriamo insomma che questo possa portare dei benefici ed è un aiuto a questa emergenza che sta colpendo tutto il mondo e noi e anche la nostra possibilità ovviamente di rinnovarlo in caso di necessità. E tutti dobbiamo fare la nostra parte e noi cerchiamo di farla in questo modo.